Benvenuti al TG delle buone notizie della quinta A. I volontari di Procivicos tirano a lucido il parco Peccei. Bottiglie di birra, eredità delle solite notti insonni, rifiuti e lattine in quantità industriale. Il parco Aurelio Peccei di via Cigna è stato oggetto dell'iniziativa Quartiere Pulito. Attivata prima della scorsa estate e da allora la situazione del parco Peccei è notevolmente migliorata. Vorremmo incentivare le persone a buttare immondizia degli appositi cestini. Completati i lavori di riqualificazione, gli studenti tornano nel collegio Einaudi. La missione del collegio Einaudi è di avere gli studenti che trovino ospitalità. Dopo un anno e mezzo di cantieri, gli universitari sono appena rientrati nei locali. Nel piano seminterrato ci sono la palestra, la sala riunioni e conferenze, la sala musica e la lavanderia. La sezione Mole è stata l'ultima delle 5 sedi del collegio a essere interessata dalla riqualificazione. Ad annunciare i progetti futuri è l'ingegnere Andrea Fabbri, direttore generale della fondazione. Nuovi giochi e un'area cani per il giardino abbandonato. Un'area giochi sottoutilizzata di difficile accesso con strutture vecchie e recenti potrebbe avere una nuova vita. La circoscrizione 8 di Torino sta valutando di riequilibrare la zona e ricavare negli spazi anche un'area cani. Un'altra opzione sarebbe quella di spostare il parco giochi su un terreno adiacente il circolo Fioccardo. In questo modo si potranno riutilizzare al meglio gli spazi della circoscrizione. A Bassano si fabbrica il taxi del futuro. A fine 2024 il debutto sulle nostre strade. Entro la fine del 2024 ci saranno 40.000 taxi elettrici. Invece dal 2025 si produrranno 45.000 unità annue. Questi numeri importanti sono quelli di Mine, i taxi del futuro, prodotti nella storica carrozzeria. La vettura totalmente elettrica è stata presentata in Piazza Castello. Niente barriere architettoniche, 7 posti per i passeggeri. I chilometri di autonomia sono 350 e a bordo ci sono terminali di pagamento. Da disoccupati a grandi chef, grazie all'Accademia Solidale. Nel rifugio Umberto I di Torino si trovano persone in difficoltà che hanno origini, età e culture differenti. Molte di queste sono donne ed avranno la possibilità di diventare cuoche professioniste. L'Accademia Solidale, sostenuta da Comune e Regione e Fondazioni Sociali, ha organizzato un progetto per 15 studenti per imparare il mestiere del cuoco da professionisti. Queste persone quindi possono costruirsi un futuro proprio. Il limite dei 30 all'ora in tutta Torino. Quartieri più vivibili e meno incidenti. L'idea dell'assessore alla viabilità Chiara Foglietta è quella di che una città più lenta sia anche un luogo più vivibile da abitare. Nelle prossime settimane ne parleranno con i presidenti di circoscrizione. Vedremo dei benefici legati al numero di incidenti. Se una macchina va più lenta, anche il danno sarà meno grave. Abbassare la velocità migliora la qualità della vita. Ampliando il discorso, potremmo dire che non è solo una misura di carattere trasportistico. Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il provvedimento finalizzato ad abbassare il limite a 30 km/h in tutte le strade della città.